Venerdì 30 settembre ha preso ufficialmente il via Stop and Go, il grande concorso canoro di Bari Caffè dedicato a tutti gli appassionati di canto. Ad aprire la serata la musica dal vivo dei New Style & Junk. La nostra terza giornata di questa sera rappresenta il pubblico, come ti chiami? Ok, allora buoni giudizi e buon divertimento. Thank you.
arrivato il momento di scoprire quale giudizio riceverà Clelia, che ha appena finito di esibirsi, quindi tra poco scopriremo quale voto ricevono. Vediamo un pochino la giuria che cosa dice. Giancarlo vota verde, quindi giudizio positivo per Clelia. Katie vota verde, quindi il giudizio popolare del pubblico è quello verde. Adesso la nostra Claudia. Verde, quindi Clelia 3 giudizi su 3, positivo. Complimenti a Clelia, bravissima. Clelia, sei passata, complimenti. Non me l'aspettavo neanche io, sinceramente. Come mai tieni il tempo? Sono appassionata di Max Pezzali, gli 883, quindi mi sembrava giusto come inizio portare sta canzone. Hai scelto benissimo e quindi complimenti, ci vediamo alla prossima volta perché tu passi ovviamente il turno. Grazie mille Clelia. Grazie a voi, ciao. Che è stata la nostra seconda concorrente di questo Stop & Go e quindi comincia il giudizio della giuria. Andiamo a vedere Claudia, la titolare dell'Ibari che voto dà. Voto positivo verde. Adesso è arrivato il momento di scoprire il giudizio popolare. Verde positivo anche per il pubblico e quindi assolutamente adesso è tutto nelle mani di Gianca. Paletta rossa, purtroppo paletta rossa, e quindi purtroppo la nostra Marika non ha avuto 3 voti su 3. Hai detto salendo sul palco, sono qui perché voglio vincere. E vincerò. E vincerai assolutamente, però un voto purtroppo era rosso e non verde. Vorrà dire che lo aspetterò fuori, gli darò una zaccagnata di botte. Attenzione, Gianca si è avvisato, ti mena, sta ragazza mena, ecco, complimenti e grazie. Grazie, grazie a voi. Nati, che cosa ci canti? Slide the Cool. E come mai hai scelto questa canzone? Perché mi ricorda un bel momento e me l'ha consigliata una persona. Allora. Ed è arrivato il momento di scoprire anche i voti per Natasha ed è Claudia a votare per prima, paletta verde, quindi primo voto positivo per Natasha che si è appena esibita con una canzone Go 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 Dolls, verde anche per Katie che ovviamente rappresenta il pubblico e verde anche per Gianca, quindi 3 voti verdi, 3 voti positivi e quindi complimenti a Natasha. Natasha 3 voti su 3 positivi, complimenti. Caspita, non me l'aspettavo, dire il vero, c'è stata veramente una roba pazzesca. Non l'hai detto sul palco, ma vuoi dirlo noi di Occhio Pavese, che ti ha consigliato di scegliere questa canzone? Non si può dire. È un segreto? È un segreto. Ma è qua? No. Non è nemmeno qua, però vedrà l'esibizione su Occhio Pavese. Speriamo. Speriamo. Allora ci rivedremo sicuramente. Certo, molto volentieri. Grazie mille. Cosa ci capi? È dedicato di Zucchero. E come mai questa canzone? Perché era dedicata a una persona cara che non c'è. Allora, solo le prime, sì che lo sai.
arrivato il momento di scoprire i giudizi per la quarta concorrente, verde 3 su 3, e quindi la nostra Samantha passa il turno. 3 su 3, complimenti, ma d'altro è stata un'esibizione davvero da brividi, e quindi la rivedremo a novembre ovviamente per la prossima fase di Stop and Go. 3 su 3, complimenti. Grazie. Te l'aspettavi? No, assolutamente. Ma hai fatto qualcosa già in passato, concorso, oppure è la prima volta che sali su un palco? È la seconda volta che salgo su un palco. In effetti dovete sapere che lei è salita dicendo: io ho il terrore di cantare in pubblico. Sì, esatto. Però c'è da dire che questo terrore l'ha messo in un angolino, ha cantato benissimo e si è presa 3 voti positivi su 3. Quindi ci rivedremo e ti toccherà cantare ancora sul palcoscenico. Ormai la paura è passata. Esatto. Dimentichiamo la paura, la prossima volta cosa porterai? Non lo so ancora, ci devo pensare. Va bene, allora manteniamo questa curiosità. Grazie mille. Grazie a te. A presto, ciao, grazie.